Ciao a tutti da NNJ e bentornati a questo nuovo video. Cosa andiamo a vedere oggi? Continuiamo la serie di comparazioni di plugin. Plugin come lo Shadow Hill Bass Compressor, fatto dalla Plugin Alliance e fatto dal Universal Audio. Andremo a vedere il Dangerous Music Master EQ, quindi proveremo a applicare a un mix bus e una serie di plugin che sono di diverse case produttrici, quindi magari emulazioni dello stesso plugin, quindi vedremo se ci sono delle differenze. Inoltre guarderemo una carrellata di Pultech, ok, del mitico equalizzatore, con varie emulazioni che varie case produttrici si sono avvicendate per riprodurlo il più fedelmente possibile. Scrivetemi sotto nei commenti quale che vi è piaciuto di più e se vi è piaciuto il video mettete un bel like. Buona visione da NNJ. Bene, proseguiamo nella nostra comparazione di plugin. Adesso simulando quindi una piccola sessione di master, ovviamente quindi solo alcuni plugin, per vedere alcune comparazioni. Che cosa prenderemo in esame oggi? Gli Shadow Hills, i Master Compressor, sia della Universal Audio che quella della Plugin Alliance. Inoltre guarderemo i due gemellini Universal Audio e Plugin Alliance sul Dangerous Music equalizzatore da master. Inoltre ci guarderemo i Pultec, una carrellata su vari Pultec di Nomad Factory, di Waves, di T-Rax e di Plugin Alliance. Ok, quindi questo, anche questa è un'emulazione del Pultec. Molto bene, non perdiamo tempo e cominciamo a far lavorare questi Shadow Hills. Ok, quindi cominciamo dal Plugin Alliance. Vi ricordo che questo è un compressore a doppio percorso, perché ha sia il compressore ottico che quello a stato discreto. Quindi vediamo un pochino come si comporta. Qua abbiamo sempre la segnazione dei canali del mixer casuale e possiamo linkare i parametri, perché qua abbiamo il canale sinistro e il canale destro, mentre questi due che vedete, uno si riferisce, si può switchare da qui al canale ottico, e uno è questo, il canale discreto. Quindi ascoltiamo questo mixdown, che è un mio brano di qualche tempo fa, che questa è la versione prima di essere masterizzata, quindi possiamo provare a lavorarci in questo senso. Va bene, attiviamo threshold, mettiamo parametri, se no diciamo che una compressione questo discreto, scusate, ma gain non, come vedete non c'è la ratio del compressore ottico, ma c'è solo di quello discreto. Andiamo a tirare su il punto potere, e tirare su la threshold. Così facciamo recuperare un po' di gain. Qua abbiamo questi tre switch: nickel, iron e steel, che dovrebbe dare un flavor, un sapore un pochino diverso rispetto ai vari switch. Sinamolo centrale. Qua abbiamo anche vari parametri, tipo una headroom, se vogliamo recuperare un pochino di headroom. Proviamo a sentire senza e con. Andiamo nel punto un pochino più con volume. Senza, con, facciamo lavorare un po' di più, senza, con. Andiamo a compararlo adesso con dell'Universal Audio.
di Threshold. Qua va fatto tutto a mano, non ci sono canali linkati. Guarda, se l'accendo funziona, qualcuno lo diceva. Quindi là abbiamo canali già linkati per fare entrambi i canali uguali. Qua dobbiamo in qualche modo adattarci e farli a mano. Su di Threshold qua, come va su? Senza, con, proviamo direttamente, inverso l'audio. Shadow Hill, Plugin Alliance. Inverso l'audio. Adesso a sentirci invece questi due equalizzatori, ve li metto uno sotto l'altro. Uno è Plugin Alliance e uno è Universal Audio. Facciamo gli stessi parametri, qui un piccolo taglio, basso basso, facciamo che boostiamo intorno a quest'area. Poi l'accendo tutti due insieme, perché così sentiamo subito la differenza di quello che succede. Accendo il Plugin Alliance. Scusate qua, sentiamo no. Invito di settarlo. Spento, Plugin Alliance, acceso, Universal Audio, spento, acceso. Ma non sono, sono uguali nell'estetica, ma sono diversi nella sostanza questi due plugin. Di differenza. Fate voi le vostre considerazioni, i plugin sono settati praticamente uguali. Diciamo che lasciamo questo per ora, pensiamo i Dangerous e proviamo a applicare invece i Pultec. Partiamo dal Universal Audio. Sempre il nostro mix. Bustiamo un po' qui a 60 e attendiamo, che sappiamo che il Pultec lavora un po' così, attenuando. Spento, acceso. Qua si può decidere anche di spengere una parte. L'equalizzatore spento, acceso. Bene, passiamo al secondo. A questo della Nomad Factory. Ascoltiamo un po'.
acceso. Poi abbiamo anche questi manopole vintage, che mi dà un sapore un pochino più corposo. Questo c'è la sezione clipper, probabilmente mi dà la possibilità di aumentare un po'. Ok, guardiamo allora il pull tech della Waves. Accendo. Senza e con, senza e con. Passiamo al pull tech della T-Rex. Quello della plugin Alliance. Accendo. Non gustare un po' di più. Con, senza, con. E facciamo la carrellata di tutti quanti questi plugin della Pulse. Mi riversa l'audio. Nomad Factory. I'm walking away, got nothing to say. Look at me, I'm rolling out. I'm walking away, no reason to stay. It's over now. I'm walking away, got nothing to say. Look T-Rex. At me, I'm rolling out. I'm walking away, no reason to stay. It's over now. Plugin Alliance. Waves. I'm walking away, got nothing to say. Look at me, I'm rolling out. I'm walking away, no reason to stay. It's over now. Bene, abbiamo visto che questa carrellata di plugin in comparazione, quindi usati in questo caso su un mixdown. Alcune funzionano molto bene, altre vanno un po' a gusto, quindi ditemi voi quali sono quelle che vi sembrano migliori, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre faremo un quarto video riguardante i compressori ottici, quindi anche con le emulazioni del Teletronics, però lì aggiungeremo anche altri compressori che non hanno a che vedere con lo stesso tipo di emulazione. Quindi adesso vi saluto, vi ringrazio per la visione e alla prossima, Dani DJ.